L'operazione riguarda 35 soggetti, di cui 28 raggiunti da provvedimento cautelare in carcere o comunque per il quale è stata fatta la ordinanza di custodia cautelare in carcere e custodia cautelare attraverso gli arresti domiciliari. L'operazione ha per oggetto il rientro a Gela dei soggetti con ruolo apicale del gruppo delle sostanze stupefacenti, ma i reati che sono stati contestati non sono soltanto l'associazione mafiosa e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma c'è tutta una serie di estorsioni e tentate estorsioni che sono state contestate, la intestazione fittizia di beni, cioè il nuovo articolo 512 bis del codice penale e ipotesi anche di autoriciclaggio. Dicevo, il focus della indagine, questo rientro, questa capacità di imporre la propria leadership all'interno della vita diciamo di Gela, e immagini che alcune delle quali sono state già anticipate e viste in televisione e altre che state vedendo qua, danno conto di quanta sia stata forte e sia forte la penetrazione nel tessuto di Gela di questo gruppo consortile, che di questo gruppo che evidentemente ha una capacità particolare, se è vero che agli stessi stigiari si rivolgono qualche imprenditore per il recupero di crediti oppure per essere tenuto indenne da altre richieste estorsive, e sostanzialmente la STID opera, scusatemi il termine, come uno Stato nello Stato, perché sostanzialmente ha anche questa capacità nell'ambiente di risolvere problemi per i quali i cittadini dovrebbero invece rivolgersi allo Stato. Ultimo, e poi do la parola, per alcuni imprenditori abbiamo avuto la importante mediazione dell'associazione anti-racket, e di questo ovviamente va di Gela, di questo ovviamente va dato atto, perché è un'azione di promozione che sta particolarmente a cuore dell'ufficio di procura di Caltanissetta, ma anche credo di tutte le procure che operano nel meridione. Adesso mi fermo, do la parola al prefetto Messina. Allora, io intanto la ringrazio per le parole che lei ha speso a favore della Polizia di Stato, della squadra mobile, e le sono molto grato. Noi siamo lieti di come dire, contribuire a questa operazione. Questa è un'operazione che ci ha consentito di aprire uno spaccato evidente, chiarire quanto l'offensività di questo gruppo, di criminali sia ancora, come dire, potente, sia ancora forte. Insomma, io nella mia vita professionale mi sono occupato, diciamo, in passato di dinamiche che facevano riferimento alle attività di questo gruppo, ho visto nascere un po' questo gruppo, mai avrei pensato che nel corso degli anni l'offensività sarebbe arrivata a questi livelli, e quindi la pervicacia, la capacità di questa organizzazione di sopravvivere anche a dinamiche efferate con guerre, morti, cioè ricordiamo tutti quello che è successo negli anni, fine degli anni 80 e negli anni 90. Il quadro investigativo è interessante, ci consente di affermare che l'azione di contrasto ha un ampio respiro che parte da una realtà nella quale l'organizzazione è endemica e esercita il controllo del territorio e il potere militare con grande tranquillità e direi con grande violenza, a un'altra parte del territorio dove l'organizzazione invece si sposta e si muove con un agire mafioso completamente diverso, perché non ostenta il potere militare, alla stessa stregua di altre organizzazioni strutturate, penso all'Andrangheta, penso diciamo alla Camorra napoletana, che hanno fatto questo salto di qualità. Quindi il dato oggettivo, non direi allarmante, perché l'azione di contrasto svolta dalla squadra mobile
di Caltanissetta su questo territorio e dalla squadra mobile di Brescia sul territorio lombardo è un'azione di contrasto efficacissima che denota una conoscenza approfondita dei fenomeni sulla base ovviamente di quanto due procure della Repubblica, la procura della Repubblica di Caltanissetta in prima battuta e anche la procura della Repubblica di Brescia in seconda battuta per quella parte delle indagini, con grande lucidità ha messo a fuoco. Il punto è che un'azione di contrasto efficace nei confronti di queste strutture non può essere fatta soltanto se si guarda agli ambiti nei quali queste organizzazioni, a mio giudizio, si manifestano in maniera evidente. E dopo questi autorevoli interventi io entro un attimino nel merito delle intercettazioni, come è mia abitudine fare di solito quando facciamo le conferenze stampa. Quello che mi piace trasporre a voi in questo momento è che quando noi abbiamo fatto questa indagine abbiamo proprio respirato gli odori della vecchia mafia, quindi una vecchia mafia cruenta, molto violenta, pronta a contrapporsi a Cosa Nostra, come spiegava prima il dottore Campagnaro in quell'intercettazione, e gli odori di una nuova mafia che potremmo definire oggi una mafia 2.0, una mafia imprenditoriale che si infiltra nell'economia legale con imprese di comodo. Numerose sono state le imprese che sono state intestate a prestanomi da parte dei capi mafia della STID, imprese che hanno abbracciato diversi settori, dal settore della distribuzione alimentare al settore della ristorazione a quello edile, ma poi ci sono stati interessamenti anche nel settore della plastica e in questo passaggio mi piace sottolineare quello che è la continuazione di quella pax mafiosa che a tutt'oggi continua ad esserci a Gela tra Cosa Nostra e STID, tant'è che nella spartizione dei proventi appunto della raccolta della plastica delle serre ci sono dei summit di mafia proprio tra Tobia Vincenzo, che come voi sicuramente vi ricorderete arrestiamo nell'operazione Redivivi, e proprio di Giacomo Bruno. Vi volevo leggere un passaggio che mi è molto piaciuto sia della richiesta di misura cautelare che dell'ordinanza, in cui nel momento in cui si spiega come quest'ala violenta della STID si estrinseca anche attraverso l'organizzazione di spedizioni punitive che sono agghiaccianti, così scrive il pubblico ministero e il GIP. Spedizioni punitive, organizzavano queste spedizioni punitive, ve la breve naturalmente, in piena adesione a quel codice mafioso che evidentemente non costituisce soltanto oggetto delle sceneggiature televisive. Questo per dirvi cosa, che credetemi, davanti alle intercettazioni, davanti alle numerose riprese con le videocamere che siamo riusciti ad installare, vedere quelle immagini anche per noi investigatori è stato forte, perché veramente in certi momenti abbiamo avuto l'impressione di essere quasi davanti ad un set televisivo. Immagini cruente in cui per esempio di Giacomo Bruno per una diatriba poi sciocca, non pensate che siano diatribe di chissà quali grandi questioni, anche per sciocchezze non si limitava anche ad un diverbio verbale, ma abbiamo immagini in cui prendono la testa del soggetto che aveva mancato loro di rispetto, la sbattono al muro, oppure li vediamo rincorrere con dei bastoni in mano, per arrivare poi a quelle immagini che abbiamo inserito appunto nel video che sta andando in onda anche in conferenza stampa, quando con una diatriba addirittura col parente, con di Giacomo Rocco, li vediamo imbracciare un fucile e sparare dalla macchina. Insomma, credo che abbiate il quadro di una STID veramente, veramente violenta. E rispetto al passaggio degli imprenditori che aveva sottolineato il dottore Messina poc'anzi, anche io penso che sia un aspetto degno di attenzione, perché molti imprenditori, un po' compulsati da noi perché poi ad un certo punto dell'indagine, coordinati dalla procura e diretti dalla procura, abbiamo deciso di sentirli, sono riusciti ad aprirsi, sono riusciti a dirci
che effettivamente l'imposizione dei prodotti anche di queste aziende era diventato davvero capillare. Poi ci sono stati imprenditori che addirittura hanno trovato il coraggio anche di venire a denunciare, accompagnati dal presidente dell'associazione anti-racket di Gela, Renzo Caponnetti, e proprio in riferimento a queste vittime, vi sottolineo ultimi due passaggi e poi cedo la parola a voi per appunto i vostri chiarimenti. Ma quando mettiamo delle ambientali anche negli esercizi commerciali delle vittime, perché ad un certo punto abbiamo cominciato a temere per l'incolumità e volevamo avere la situazione sotto controllo, registriamo degli incontri tra la vittima e i fratelli di Giacomo che sono veramente cruenti, e dove i fratelli di Giacomo non fanno altro che ripetere: io ti ammazzo, io ti levo dal mondo, io ti scanno, io ti faccio a pezzetti. Questo più o meno il senso delle minacce che loro riproponevano. E addirittura ad un commerciante che aveva osato chiedere il pagamento di un debito, il di Giacomo Bruno dice: ti butto nella fogna e te la faccio finire come quello di 20 anni fa. Voi dovete sapere che di Giacomo Bruno esce dopo 20 anni di galera, non solo per associazione mafiosa ma anche per l'omicidio di Tinirello Angelo che si consumò nel 94. Grazie. Guardi, le indagini hanno una sorta di collegamento, ma sono due indagini senz'altro parallele. Alcuni soggetti sono soggetti, come dire, è stato citato il Marchese, sono soggetti di stretta militanza criminale che hanno in qualche modo trasportato, diciamo, la loro esperienza e il loro sapere in altre parti del territorio, cercando di ricostituire a modo di questa strategia, perché a questo punto è una strategia di questi qui, di questi gelesi, questa qui della ricostruzione di queste, di questa organizzazione, di ricostruire questa organizzazione o comunque qualcosa che ha a che fare con questa organizzazione in altre parti del territorio. Ora, in Nord Italia alcuni dei componenti di questa organizzazione tradizionali, penso a un tale Fiorisi che io conosco, diciamo, da epoca, e conosco anche perché ho fatto il questore di Torino e questo signore sta a Torino colpito dalla sorveglianza, cioè, ecco, questi soggetti sono stati, come dire, raccolti in questi gruppi, in questo gruppo che indubbiamente per una parte ha messo a frutto e ha investito proventi che comunque hanno a che fare con le attività criminali svolte sul territorio d'appartenenza. C'è un'altra parte di attività che è quella della infiltrazione, che ha a che fare con la pubblica amministrazione, che ha a che fare anche con reati specifici tributari, che invece riguarda un agire, non direi svincolato, però comunque autonomo in relazione alle esigenze. Quindi c'è una specializzazione in alcuni settori economico-finanziari che serve in qualche modo a guadagnare, a pulire il denaro. Ecco, questo aspetto molto tecnico, eccetera, eccetera, ha riguardato in particolar modo alcune parti del Nord Italia. Non c'è dubbio che la comune provenienza, la comune militanza qualifica anche quel tipo di organizzazione come organizzazione strettamente collegata, e poi si vedrà in sede tecnico-giuridica, di questa è competenza della magistratura, quali sono i profili, diciamo, se c'è un profilo di unitarietà o no. Però dal punto di vista dell'azione di contrasto e della nostra posizione, noi possiamo evidenziare l'esistenza di alcuni soggetti in comune, la comune militanza mafiosa di alcuni di questi soggetti e un agire che comunque riguarda in parte, diciamo, l'uso di denaro proveniente da attività illecite, che sono attività illecite svolte in questo territorio. E che non necessariamente ritornano a Gela. Cioè non è detto. Questo è, no, diciamo, su questo discorso, diciamo, non siamo ancora in grado di dare un quadro chiaro. Certamente c'è un investimento in Nord Italia molto forte, che arriva addirittura a coinvolgere imprenditori che nulla hanno a che fare, perché l'agire mafioso in settentrione ha caratteristiche completamente diverse. Quindi ci sono diverse mediazioni, lì c'è un coinvolgimento, e qui scarica le competenze sulla pubblica amministrazione, che non hanno niente a che vedere col fenomeno mafioso, per i quali non si può neanche contestare il concorso esterno. Ma c'è, quindi non si sa se c'è la conoscenza dell'altrui mafiosità, ma che comunque hanno fornito un contributo perché hanno in qualche modo accolto queste offerte
che riguardavano per esempio la cessione di crediti fittizi. Queste dinamiche sono patrimonio di un'attività svolta in Nord Italia esatta da parte di questi gruppi e in particolar modo di questi soggetti, esattamente nella stessa identica maniera con l'Ndrangheta calabrese agisce in Nord Italia, come la Cosa Nostra o la Camorra agiscono in Nord Italia. Ci sono due momenti che richiedono due forme di azione di due tipi di azione di contrasto: quello militare violento, efferato e il monitoraggio della casa, e poi ci sono rivoli e situazioni che comunque hanno a che fare. Io tendo a guardare all'unitarietà dell'organizzazione, cioè se io devo parlare di una minaccia, io le dico che alla luce di questa indagine che ci ha coinvolto al nord e al sud, io le dico che secondo me il fenomeno è unitario, cioè che c'è una potenza militare mafiosa della Stidda in quanto tale. Questa è la visione della Polizia di Stato.